Salve a tutti! Qui ad Ad Astra sono le ore 13.02 di venerdì 24 aprile 2020. E ora passiamo agli annunci di oggi. Ultimamente si sono moltiplicati gli avvistamenti di un personaggio sospetto sulle isole della zona. Chissà chi è? Pare che questo visitatore si sia messo a vendere opere d'arte di provenienza ignota. L'individuo non sembra essere molto pericoloso, ma vi invito comunque alla prudenza. Per il momento è tutto. Vi auguro una giornata fuffissima. Let's go! Bentornati, ovetti, su Animal Crossing New Horizons! Sì, ho fatto qualche piccolo cambiamento. Nello scorso episodio abbiamo incontrato Leaf. Ok, ce l'ho fatta. E, off camera, ho messo le siepi. E oggi Volpolo, a quanto pare, ma prima vediamo un po' la posta. Abbiamo un bel po' di roba. Ho comprato un altro telescopio, perché lo volevo. Catalogo Nook, KK Isola, programma Miglia di Nook. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine per il tuo utilizzo del punto Nook. Ok, e ci dà qualcosa. Poi, da Tenerina, di solito i lavori domestici sono noiosi e ripetitivi, ma con un po' di immaginazione e creatività possono trasformarsi in grandi avventure. Mi capisci, vero? Sì, ma perché? Ok, qui intanto abbiamo una lampada, la lampada a bambù, perché era una ricetta extra di Rachel. E da Stefano, di Golden Dust, ci ha dato un berretto con visiera. Ok, va bene. Nel frattempo, sì, ieri sera sono andato in live, quindi ho fatto alcune cose. Come per esempio, ho finalmente sistemato per bene la stanza di destra. Ora, voglio mostrarvelo, tanto perché posso, ma ho spostato la stanza dello zodiaco in alto, perché ha molto senso metterla qui. Inoltre, sì, mi hanno regalato un po' di cose, inclusa la lampada scorpione. Quindi adesso abbiamo un altro coso dello zodiaco di cui non devo preoccuparmi alla fine. Ma prima, dov'è il telescopio? Questo è KK Isola, io voglio il telescopio, ok? Perché ha senso qui il telescopio, no? Magari, ok, ha molto senso qui, magari un po' più vicino, perfetto. Ok, detto questo, voglio mostrarvi un attimo la stanza di destra e poi andremo alla ricerca dell'individuo sospetto. Nella cantina devo ancora mettere roba, ma già ho scelto come sistemare il tutto e questa stanza mi piace un sacco. Questa è la stanza di legno ferro. Non ho ancora trovato ricette di sedie di legno ferro. Sto infatti cercando qualcuno che ce le abbia, quindi ditemelo perché voglio metterne minimo due qui. E poi forse un frigorifero, ma ogni cosa a suo tempo. Detto questo, durante il caricamento ho visto che c'era una cosa da scavare, ok, perfetto, vicino alla zona medievale. Anche se vi ho già detto che in realtà quella zona deve essere spostata, infatti la sposteremo a breve. Ma ogni cosa a suo tempo. Prima di tutto, voglio vedere se c'è qualche cosa di speciale qui. Ok, no, non c'è niente. E stanno crescendo tutti quanti i cespugli. Benissimo. Forse una cosa di cui devo avvertirvi, i cespugli si possono spostare, a quanto pare, sì, ma ok. Perfetto, quindi quello che avevo detto era giusto, ma non vi faranno passare, sono dei blocchi, attenzione, ok? Quindi è possibile seriamente creare un labirinto con quei cespugli. Detto questo, andiamo un attimo a nord, perché uno, devo cercare colui che non deve essere nominato, eccolo qui, perfetto. Due, i gigli stanno crescendo. Ah, cugino, come va? Ma guarda chi c'è! Sei di queste parti! Piacere, mi chiamo Volpolo e sono un commerciante. Tu invece sei Tonks? Che gran bel nome, tra sua forza e intelligenza. So già che diventeremo amici, anzi di più, parenti. È un vero piacere conoscerti, Tonks. Spero di non sembrarti invadente, cugino, ma tu hai l'aria di saperne parecchio di arte. Non ti stupire, io ho occhio per queste cose. E che tu ci creda o no, il mio istinto mi ha suggerito di venire qui con un quadro abbagliante. Lo so, è una coincidenza pazzesca, eh? Quasi... oh mio Dio. Scusate, raffreddore. Ok, allora. Quasi un segno del destino. Ok, sono pronto a venderlo a te. E solo a te, perché sei parte della famiglia, a un prezzo speciale. Che ne dici di...
498.000 stelline? È un vero affare, non credi? Quanto? Appunto, non ho tutti questi soldi da spendere. Andiamo, non troverai un prezzo migliore di questo da nessun'altra parte. Ah, ma parlavamo di destino, no? Wow. Ok? Due volpi... Vabbè, non importa. Il che mi ricorda che tu sei come un cugino per me. Ok, facciamo così. Ti farò il mio specialissimo e super brevettato sconto cugini. Per solo, ok, 4.980 stelline, potrei diventare l'orgoglioso proprietario di un quadro abbagliante. Affare fatto. Ottima decisione. Non te ne pentirai, fidati. Ora, se permetti, mi prendo quelle sonanti stelline. Ah, grazie mille, cugino. Questi sconti... Lo sapevo che un fine... Che un fine conoscitore, ok, d'arte come te, non si sarebbe fatto sfuggire questa occasione, cugino. Confido che ci sarà una prossima volta. Sei uno di famiglia, del resto. Oh sì, mio caro Volpolo, come va? Ah, qualche tempo fa mi hanno proposto un ottimo affare. Rilevare un vecchio peschereccio. Scommetto che ne verrebbe fuori un bello spazio espositivo. Chissà se è indice di quello che vedremo... Volpolo? Ok. Di quello che vedremo nei prossimi episodi. In ogni caso vorrei fare una foto, ma mi sa che sarà quasi impossibile fare una foto a Volpolo perché si muove, quindi... l'unica cosa che posso fare è... Ok, così. Contemporanea o classica. Per me non fa differenza. L'arte trasmette emozioni a chiunque. Così come trasmette emozione, farci un bel affare, almeno nel mio caso. Perfetto, ho fatto almeno la miniatura. Allora. Quadro abbagliante. Cosa è? Oh, nice. Tanto per dire, Volpolo vende arte, ok? Vende quadri, vende statue, vende altre cose artistiche, ma devo avvisarvi subito di questo. No, non ve lo dirò, perché lo può fare, sì, ma voglio raccontarvelo quando ce lo spiegherà Fuffi, perché dovrebbe spiegarvelo Fuffi o almeno... Blatero. Insomma, quando ci accadrà una cosa non tanto positiva con Volpolo, lo vedremo. Allora, questo è da gatto, potrei regalarlo a Coso, a Raimondo, ma non ora, ok? Non ora. Benvenuto, ok, ancora no. A quanto sembra, domani, forse, avremo raggiunto i 30 giorni per il negozio. Questo vuol dire che probabilmente l'upgrade sta per arrivare. Comunque, sì, tanto per mostrarvelo. Prima Volpolo ha parlato di un peschereccio, giusto? E sì, qui ho fatto finalmente mettere un ponte. Allora, se andate nella baia nord, intanto un attimo che prendo questo, e ve l'ho già detto, sì, sposterò la zona medievale barra di pietra. Fossile, perfetto. Andando qui in alto, esatto, c'è la barca di Volpolo. Quello è il simbolo di Volpolo, quello là in alto, e... Questa barca è un'aria sospetta. Sarà meglio non salire a bordo senza permesso. Va bene. In ogni caso, sì, Volpolo si può notare subito. O meglio, si può sapere se Volpolo è arrivato nella vostra isola se controllate la baia nord. Ed è per quello che ho fatto un percorso, tra virgolette, verso la baia nord. Ora, soldi sonanti, grazie mille gioco, e devo cercare alcune cose, devo andare da Blatero perché finalmente abbiamo una cosa d'arte, anche se in effetti abbiamo più cose d'arte perché ci hanno regalato nel live il... com'è che si chiama? Il quadro ondoso, in pratica è il quadro di Hokusai, ok? Quindi tanto per dirlo, magari qualcuno sa chi è Hokusai, l'onda giapponese, ok? Dopo questo mi sa che avete capito? Spero tanto di sì. Oh, bene, viola blu là sopra. Allora, non è che per caso riesco a trovare altri fossili perché vorrei fare solamente un viaggio verso Blatero. Se devo fare un taglio lo faccio senza nessun problema e devo ancora andare dalle sorelle Ago e Filo, quindi a questo punto andiamo. In realtà avrei poco tempo per questo episodio perché devo fare alcune cose più tardi, ma... Ah, è vero, sì, qui ho piantato anche i crisantemi. Però non sono ancora usciti e quindi ancora non posso vedere niente. Non importa, ora vediamo un po' se riesco a trovare gli altri due fossili. Sono due? Sono due. Ma prima i regali, giusto? Qui abbiamo il telescopio per turisti che ho ordinato, se non sbaglio. E qui abbiamo lampada di bambù, ed è per quello che vi ho detto che era una lampada di bambù. Adesso so come realizzarla, anche se non abbiamo germogli e servono germogli. E Golden Dust, berretto con visiera.
che è bello, ma abbiamo il casco spaziale, quindi sì. Sono sicuro al 90% che esistano anche i guanti da indossare, ma si vendono forse a dicembre o nei mesi invernali. Quindi ora come ora non abbiamo nessun guanto noi. È un gran peccato. E sì, toglierò questo ponte in futuro. Ok, no, per un attimo mi è preso un colpo. In futuro. Allora, altre cose? Vedo tante libellule. Ah, giusto. Ho sistemato, tra virgolette, anche un po' di siepi attorno a casa di Scriccio. Perché così almeno Isabelle dovrebbe... Fuffi. Dovrebbe smetterla di dirci... Ehi! Le siepi... Comunque, non mi piace come ho messo questa siepe. La modificherò, già lo dico. Probabilmente l'allungherò fine qua. E chiuderò il passaggio qui. Perché mi piace di più. È più personale, tra virgolette. Almeno per Scriccio. Vabbè, allora... Mie care Agostina e Filomena, eccomi qui, sono pronto per ammirare i vostri abiti e soprabiti e calzini e basta perché... Oh, forse cose sulla testa? Beh, no. Raimondo! Ehi là, è da paura incontrarti qui, Tonks. Vorrei parlarti. Sai, le tendenze cambiano così in fretta, perfino io a volte ho delle difficoltà a seguire la moda. Però la fiducia in se stessi è fondamentale, quindi indossa quello che vuoi sin... sin, ok, ho letto bene. Sin problemi. Probabilmente è spagnolo. Non importa, ok, controlliamo cosa c'è qui dentro. Ho bisogno del camerino? Tanto per vedere che vestiti esistono, quindi sì. Allora, no. Nice. Molto caruccio. Non in mutande, ma è caruccio. Abbiamo già il trench. Abbiamo già visto il trench ed è stupendo. Vestito faraonico l'ho regalato a qualcuno, non so chi. Uniforme seriosa. No. Oh mio Dio, la maschera da saldatore la voglio. È troppo bella. Qualche altra cosa di interessante? Scarpe carine, stivali. No. Solamente la maschera che compro ma non indosso. Perfetto. Quindi, mi manca un fossile, giusto? Credo di sì. Probabilmente Filomena non ci dice niente, vero? Sì, ho incontrato già Beatrice, abbiamo già avuto questo dialogo. Allora, cosa importante che magari può interessarvi. I motivi che vi regala Filomena sono i motivi a cui lavora lei adesso sul... quella macchina per cucito, ok, ce l'ho fatta. E lo so, perché adesso vi mostrerò il perché. Andando in personalizzazione, selezionando motivo, non motivo personalizzato, ma quello di Filomena, se personalizzate alcuni motivi, è possibile metterli, ad esempio, sulle lampade. E quello è lo stesso motivo che abbiamo adesso nella macchina per cucito di Filomena. Quindi sì, è una cosa molto carina, almeno secondo me. Dunque, qui non ho trovato niente. No, non c'è niente di Scriccio. Che ci fai qui? Va bene? Non ho trovato niente di fossili. Ok, ce l'ho fatta. Ne abbiamo tre, ne manca uno. L'ultimo lo prenderemo più avanti, ok? Ora come ora mi interessa poco. Voglio andare un attimo da Blatero perché abbiamo delle buonissime notizie per lui. O forse dovrei fare il taglio per cercare. Ok, va bene, cerchiamo l'ultimo fossile. Artiglio! Qualcuno ti ha mai chiesto, ma mi stai ascoltando? Oh, ci vuole un'emozione, perfetto. Tocca rispondere, tocca rispondere, non è così? Puoi dire, oh sì, ma certo, sembra che io stia ascoltando, no? Puoi fingere interesse anche solo agitando la testa su e giù. L'approvazione può aiutarti, abbiamo imparato a dire di sì. Quindi siamo uno yes man adesso. Perfetto, cioè perfetto no? Non voglio essere uno yes man. Ma non importa, non importa. Comunque quello che ho detto era veritiero sulla casa di Viola, quindi sto a posto. Qua è cresciuto così lontano? Un anemone rosa? Cioè va bene, ma... Ok, pazienza. Va bene, visto che non mi va di cercare l'ultimo fossile adesso, lo cercherò più tardi e per più tardi intendo più tardi, quindi... Sì, ok, ho fatto bene ad entrare. Blatero, sono qui e sono pronto per fare tutto. Ossia, donarti i fossili. So quali fossili mi mancano, ma ve li dirò magari dopo questi fossili. Però prima ho un'opera d'arte. Dici sul serio? Che tipo di opera d'arte vuoi mostrarmi? Ho tutte le penne in subbuglio. Ecco qui il quadro abbagliante. A meno che non mi sbagli, e ciò non succede mai, si tratta di un quadro abbagliante. Lo è davvero incredibile, da vicino è ancora più impressionante.
Dunque, se tu donassi questo quadro abbagliante, ecco, insomma, la tua generosità ci darebbe la possibilità di aggiungere una mostra al nuovo... italiano, al nostro amato museo? Che ne dici? Posso assegnare a quest'opera d'arte una nuova casa? Ovviamente sì! Urrà! Una notizia dir poco splendida. Splendida, ok. Non riuscirò mai a ringraziarti abbastanza. È con mio sommo piacere che posso dire di essere ora nelle condizioni di ampliare il museo. C'è così tanto da fare. Devo subito avviare i lavori di ristrutturazione. Ah, Tonks, a te vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Ok, quindi vuol dire che domani il museo sarà in ristrutturazione e non potrò donare i fossili. Quindi, esaminiamo i fossili. Ce ne mancano 3. Sì, ce ne mancano solamente 3 per finire a 4. Ce ne mancano solamente 4 per finire tutto. Ovviamente non abbiamo questo. Ora, mi manca, credo, l'ala destra, una delle due ali del pteranodonte, la coda dello stegosauro, se non sbaglio, anche se potrei sbagliarmi, ora controllo. Il torso del pachicefalosauro, ok? E l'archeopteryx. Sono le uniche 3 cose che mi mancano e sarebbe molto bello concludere tutto quanto prima che apra la mostra d'arte, ma ovviamente non sarà mai così. Quindi pazienza. Ora, vediamo un attimo. So per certo che mi manca... Ok, sì, mi manca la coda stegosauro, un'ala del pteranodonte là sopra. Poi vediamo come si chiama. Eccolo qua, pachicefalosauro. Ho detto bene, il torso, sono 2 pezzi. E l'ultima cosa che dovrebbe trovarsi qui, ossia l'archeopteryx. Poi dovrei avere tutto il resto, almeno credo. Alla fine il collo di metrodonte me l'hanno donato in live, quindi grazie mille. Ok, che fare adesso? Beh, non c'è l'if Fiorilio, ok. Non voglio andare su isole deserte, ma ho intenzione più tardi di andare, solamente per controllare se magari riesco a beccare l'isola dei bambù, perché voglio dei germogli di bambù per fare le lampade di bambù, perché non ve l'ho detto già, ma ecco qua. Ah, no! Questa è una lampada di bambù così! Io pensavo... Ok, ci sono 2 lampade di bambù, ok? Una è di bambù standard, l'altra è di bambù, è un germoglio di bambù giallo che si illumina. Quindi vuol dire che posso fare queste lampade. Nice, seriamente nice. Ma prima di fare qualunque altra cosa, fossili esaminati, ok. Qua mi dice di piantare piante. Decora con dei fiori. Ok, cioè non adesso, ma lo farò. Almeno credo, spero. Dunque, intanto cosa ve ne pare di questa zona? Mi piace parecchio e l'unico motivo, seriamente l'unico motivo, per cui volevo i gigli rossi è perché accoppiando i gigli rossi è possibile ottenere gigli neri. Voglio fare alternato giglio bianco e giglio nero intorno alla mia casa. Mi sembra molto carina come idea e lo voglio fare. Fine. E una ricetta extra che contiene, adesso vedremo, eccola qua, da Kiriko, che credo sia un gallo. Armadio pietra. Fantastico. Ah, pera, non pietra. Non so ne... Vabbè, non ho gli occhiali, ok? Ve l'ho già detto più volte, io registro senza occhiali perché... perché sì. Ora, a questo punto... avrebbe senso metterlo qua? Telescopio per turisti. Ok. Benissimo. Altre cose da fare oggi? In realtà no. Abbiamo parlato già con Volpolo. Magari ha qualcos'altro da dirci ora che abbiamo donato via il nostro quadro. Quindi dovrei beccare Volpolo adesso. Eccolo qua, perfetto. Cugino! Quest'isola ha qualcosa di speciale, sai? Qua sono tutti gentili, generosi e si fidano l'uno dell'altro. È grandioso! Perché puoi fregarci? Ah, qualche tempo fa mi hanno proposto un ottimo affare. Ok, perfetto, non ha nuovi dialoghi, ma non importa. Ok, grazie mille, cugino. Intanto tira aria di tempesta un'altra volta. Ieri ha piovuto per tutto il giorno alla fine. Ok, e mi sembra strano che ci sia ancora aria di tempesta. Forse è una cosa standard. Sapete una cosa? Adesso non voglio invitare il primo che passa, ma voglio andare a fare qualcosa qui al centro servizi. Voglio vedere se posso andare in un'isola deserta per vedere se trovo qualcuno che mi interessa come villager isolano. È uguale. Qua c'è qualcosa? Oh, ok, grazie. Lo prenderò più tardi.
Dunque, mi avete detto che a quanto pare, l'avete detto voi, non è confermata, devo ancora controllare questa cosa, se non compro tutte le ricette qui, non può spawnare la ricetta del segnale che vi indica dove sono le cose, tra virgolette. Quindi le prenderò più avanti, adesso non mi va. Qualche cosa da prendere qui, tanto per... Potrei prendere dei pannelli solari, ok? Avrebbe senso. Però, boh. Qua qualcosa di interessante. Abbiamo visto che hanno aggiunto... Dov'è? Eccolo qua. Il tappeto sacco di stelline. Quindi, volendo, potete prendere questo. Ma non mi va di comprare queste cose per il momento. Quindi, catalogo nuke. Articoli speciali. Ti amo. Ti amo, ti. Ok, basta. Vediamo un po' se posso adesso andare in un'isola deserta. Intanto c'è Tom Nook che beve roba. Allora, catalogo Nook. Non è catalogo Nook, non è catalogo Nook. Mi sono un attimo confuso. Ok, allora. Usiamo le miglia di Nook. Perfetto. Quindi vuol dire che il museo sarà chiuso domani. Giusto? Sì, per ristrutturazione. Questo vuol dire che se trovo fossili non posso donarli. Devo tenerli da qualche parte per evitare di perderli. Ok. Allora, vorrei anche piazzare un altro ponte, perché a quanto pare c'è un massimo di ponti di 9. È possibile prendere 9 ponti, quindi posso anche metterne un altro. Allora, non lo pagherò subito, ma a questo punto... Tom Nook, mio caro, voglio un altro ponte. Ah, Tonks, salve salve. Allora, sì, vorrei... sì, infrastrutture. Voglio costruire un altro ponte, anche se non so ancora dove. In effetti... no, ok, se sì, lo metterò da qualche parte, ma lo prenderò off camera, ok? Non mi va di scegliere ora dove mettere un ponte. Perché, vi spiego, potrei metterlo... Dov'è? Eccolo là. Avete presente vicino a Ago e Filo? A destra, esatto. Però la strada è già un po' stretta e non vorrei dover fare cose strane e terraforming per spostare tutto. Un altro posto dove potrei mettere un ponte... È a nord di casa mia, ma non mi piace tanto come idea, quindi no. Quindi per adesso aspettiamo. E intanto, mia cara Fuffi, quello che vuoi, che siamo ancora a 3 stelle, ma è standard come cosa. Valutazione dell'isola, 3 stelle, esatto. Solida reputazione, vediamo un po', perché abbiamo piantato fiori, abbiamo piantato recinti. Questa è Nella, o meglio Brunella. Testo le parole, positivi. Ok. Isola sarà decorata. L'isola non è piccola, il che significa che serviranno molti articoli di arredamento. Esatto. Catalogo Nook. Va bene, praticamente ci consiglia di prendere roba e di mettere roba. Quindi ancora non posso andare a livello 4, insomma. Ma è standard, è standard. Finché non sistemo l'area medievale, che probabilmente farò domani, non posso fare nulla, ok? Quindi andiamo rapidamente a controllare un attimo una cosa dai due dodo e poi fine episodio, perché vi ho già detto perché, insomma, in before ora trovo l'isola rara e ho tipo non so quanti strumenti addosso, non riesco a parlare oggi, lo so già. Allora, mio caro Dodobaldo, voglio andare da qualche parte, sì. Ricevo, voglio andare in un'isola deserta con un coupon. È coupon o coupon? Vabbè, decolliamo. Ah, deve salvare il gioco, ok. Volevo fare la canzoncina. Ok. E adesso? Ok. Ok. Dodo Airlines. Inoltre voglio vedere se trovo un villager barra isolano interessante. Quindi vediamo. Sì! Neanche a farlo apposta. Avevo bisogno di bambù. Nice! Ok. Manco a farlo apposta, ripeto. Ora, chi c'è qui? C'è qualcuno qui? Credo di sì. Sì. Marina. Oh, non mi aspettavo di incontrare nessuno in questa gita. Un'altra francese. E tu sei Tonks di Ad Astra? Sono felice che tu mi abbia rivolto la parola. Se c'è qualcosa che j'adore di un viaggio, è la possibilità di farmi nuovi amici, Blurp. Allora, da quello che ho capito, correggetemi se sbaglio, i tentacoli. Ok, no, non i tentacoli, ok? Gli isolani taco, insomma, polpo,
sono molto, 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 molto richiesti. Vorrei evitare di prendere un personaggio polpo, ok, ce l'ho fatta. Ma non saprei, ok? Probabilmente le dirò di no. Anzi, già ve lo dico, no. Perché ho già un mio set di abitanti che vorrei. Per esempio, io vorrei Molly. Almeno in inglese si chiama Molly. È la papera, la paperella. Che non trovo, aggiungerei, quindi yay. Però non lo so. Ok, potrei anche prendere in... lei. Però abbiamo così tanti francesi sulla nostra isola che vorrei seriamente evitare. Ok, come ultimissima cosa, se c'è magari una ricetta extra su quest'isola, altrimenti credo di provare a prendere qualche altro bambù, perché voglio le lampade di bambù. E poi basta. Pesci no. Qua c'è qualcosa di interessante. Sembra proprio di no. Nessuna ricetta. E quindi devo un attimo colpire le rocce, perché magari minerali d'oro. E mi si è rotta la pala tipo subito. La gioia. Ok, perfetto. Mi sa che abbiamo finito. Come vi ho già detto, non voglio invitare la tizia sulla nostra isola. Non adesso almeno. Voglio scegliere io chi invitare. Quindi probabilmente dopo farò un altro viaggio su un'altra isola e vedremo se riesco a trovare qualcuno di interessante. In ogni caso, adesso penso di craftare qualche altra lampada. Lampada bambù magari, da mettere appunto nella zona bambù. Non adesso, lo farò off camera ovviamente. E poi basta così. Vi ho quindi mostrato Volpolo. Adesso un piccolo avvertimento: se voi magari già siete avanti e avete già incontrato più volte Volpolo, in realtà Fuffi ve lo dice da qualche parte, o Blatero ve lo dice da qualche parte. In sintesi, è possibile ottenere da Volpolo non solo arte vera, ma arte falsa. Ecco, in quel caso... Ah, ecco l'ultimo fossile! Ok, in quel caso, beh, non potrete donare quell'opera al museo, ok? Anche se l'arte falsa in alcuni casi è anche meglio dell'originale. C'è per esempio questa statua, non mi ricordo il nome ovviamente, praticamente è una specie di angelo ma senza testa. La versione falsa di quella è una scultura, ok? Ha le ali da demone, che avrebbe molto molto senso in una ambientazione adeguata, no? Ora, dato che abbiamo poco tempo, vorrei esaminare questo fossile, mio caro Blatero, perché magari è uno degli ultimi 4 fossili che ci mancano, anche se probabilmente non è così. Trilobite, o meglio, Trilobite. Ok, grazie mille, mio caro Blatero. Vi ricordo, noi abbiamo tanti fossili e appena finirò la collezione di tutti quanti fossili, penso di venderli, perché non ne abbiamo più bisogno. Ma ogni cosa a suo tempo. Quindi, adesso, miei cari, io vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di Animal Crossing New Horizon, dove vi ho già detto cosa faremo. Probabilmente amplieremo il negozio e sistemeremo un po' l'isola. Qui già so cosa mettere. Alla fine ho scelto cosa mettere. E poi basta. Anzi, dato che ormai siamo già qui, crafto un po' di lampade. E per un po' intendo 2 lampade, per adesso almeno. Voglio solamente vedere come sono in confronto a queste qui. E sì, ho un flauto di Pan. Come faccio a Come faccio a soffiare? Abbiamo un elmo! Non importa. Ora, lampada di bambù. Ok, è caruccia. È meglio di queste solamente perché è verde. Ok, e ha molto senso qua. Quindi credo di metterne un'altra qui. Di spostare queste 2 da qualche altra parte. Però sì, metterò lampade un po' dappertutto, almeno in questa zona, perché mi sembra carina come cosa. E poi vedremo il resto. Quindi, adesso io, miei cari, vi saluto. E davvero adesso noi ci vediamo nella prossima parte di Animal Crossing Horizon. Quindi, see you next time, baby. E mi mancano materiali. Scriccio, che ci fai qua dietro tu? E vai, era da almeno 5 minuti buoni che camminavo senza vedere anima viva. Dimmi qualche novità.
Oggi sono pieno di energia, leggerò senza sosta, mangerò di tutto, urlerò gnic gnic tutto il giorno. Ok, quindi cose standard. Mi sa che alla fine è un robot. Non è reale. Un attimo, ma qui si può passare? Qui si può passare. Oh, nice. Perché qui non si può arrivare senza spostare i mobili, quindi... Nice, ok. Quindi, ultima cosa, laboratorio. Abbiamo qualche ricetta nuova a quanto sembra? Cosa è? È l'armadio di pera? Sì, ok. E Meglia di Nook parla con gli abitanti. Ok, see you next time, baby. Ah, un attimo, dov'è? Eccolo qua.